Ciao a tutti amici, sempre io, Paradise Now da Colonia. Dunque, mi è stato chiesto di parlare un po' della mentalità delle persone di questo posto. E io, cioè, sono un po' combattuta nel senso che non vorrei avere sempre questa cosa, ah, tu ti piangi addosso, bla 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 bla. In realtà non mi sto piangendo addosso, sono anche di buon umore, come potete vedere, perché incredibilmente oggi sto un po' meglio. Ma è un dato di fatto che Colonia e Berlino hanno le temperature più alte della Germania. Lo dico perché mia mamma in Italia ha guardato il telegiornale e mi ha detto, ho sentito questa cosa su Colonia e vi posso confermare che è vero, si muore dal caldo. Quindi è questo il motivo per cui mi vedete in déshabillé. E comunque, cioè, mi è stato sono stata accusata di mostrare le tette. Dunque, in questo momento non state vedendo le mie tette perché io non ho le tette qui, purtroppo. C'ho pure quasi 40 anni, quindi la forza di gravità si sta anche facendo sentire e sono un po' più basse. Quindi non state vedendo le mie tette, a meno che voi non abbiate poteri di cui un essere umano normale non dispone. Questa è la prima cosa per chiarire. La seconda cosa che vorrei chiarire è che se uno non mi fa, se una, un uomo mi fa un complimento, io dico grazie, dopodiché non succede assolutamente niente. Dopo 5 minuti con la mia memoria me ne dimentico, perché per me ci sono cose più importanti nella vita. Quindi vorrei rassicurare Reverendo, mi sembra che è il tuo nome. Che come abbiamo detto al mio ether non fornisco piacere sessuale in cambio di complimenti. Lui non è neanche un morto di figa a farmeli. I complimenti possono venire anche da una donna con la quale io non ho particolare piacere a avere incontri sessuali perché non sono bisex. Questo niente contro i bisex, ma credo proprio di non essere bisex. Quindi. È così, a me piacciono gli uomini, che devo farci. Dunque, la mentalità del posto. Allora, io non posso entrare nella mente dei tedeschi, però posso dirvi l'impressione che ho avuto vivendo qua a Colonia da un po' di tempo. Dunque. Quello che penso io è questo. Allora, mi sembra una società abbastanza schizofrenica, nel senso che io ho in mente che ci siano due tipi di tedeschi, quelli che vengono chiamati i tedeschi di Colonia, Kölner, che sono più o meno come noi italiani. Forse ancora più pazienti, più tranquilli, molto molto tolleranti, assolutamente non razzisti, fin troppo buoni forse se vogliamo trovare un difetto, ma io non riesco a trovarci questo difetto, per me sono persone molto molto buone, adorabili e molto molto, in genere anche molto molto istruite. Io avevo un professore che parlava francese, cinese, lingue orientali, inglese, insomma, molti professori dell'università popolare parlano fino a 5 lingue anche bene, cioè, queste 5 lingue le sanno anche bene. Quindi, sono persone molto molto tolleranti. E poi, nella mentalità o nel modo di pensare, c'è l'estremo opposto. Sono insopportabili. Si permettono di fare delle cose che se tu osassi soltanto concepire contro di loro, cioè ti arriverebbe veramente un comodino in faccia. Possono dirti il peggio del peggio, per esempio mi hanno dato dell'italiana di merda, ma mi hanno pure picchiato per strada, nel senso che io ho evitato un vecchio. Ho evitato di stirare un vecchio che improvvisamente ha deciso che poteva attraversare la strada e lui invece di ringraziarmi, io stavo ancora respirando perché cioè, veramente mi era preso un infarto, ho visto veramente le sfumature dentro i suoi occhi, aveva gli occhi verdi con un filino di sfumature grigie
gli sono passata molto molto vicino, tanto così, però l'ho evitato, non ho fatto niente. Lui invece di ringraziarmi ha pensato bene di prendermi a sberle sulle spalle. E quindi, cioè, e poi possono dirti qualunque cosa, loro possono fare delle cose, ma se le fai tu sei un bastardo, figlio di puttana, perdonatemi, ma è così. Loro sono sempre meglio di te, anche se non sono niente di particolare. Per esempio, c'era una professoressa, nell'università popolare, che si è permessa di dire: perché noi dovremmo sopportare o tollerare il vostro cattivo tedesco? Scusi, sono venuta a scuola per imparare, non per farmi insultare. E davanti a quelle persone io mi sono un po' stufata. E infatti cerco di evitarle, mi sono fatta dare il nome di questa persona in modo da non andare a scuola da lei, perché io devo imparare a non farmi insultare, a non arrivare a scuola già nervosa e tornare a casa ancora più nervosa. Quindi personalmente se mi trovassi a scuola con una persona che mi insegna così, dopo che ho cercato magari lavoro tutto il giorno, lei dice questa cosa, io faccio. Sarebbe la prima volta che lascio un corso, faccio la mia valigia e me ne vado. Perché non ha senso farsi trattare male così. Non è produttivo, non imparo meglio, mi viene soltanto un grandissimo nervoso e la voglia di ucciderli. Insomma, proprio omicidio, di primo grado, anche premeditato, non lo farei di impeto perché. Se muoiono subito io poi mi diverto, io sono un sadico naturale. Quindi niente, questa è una particolarità della mentalità tedesca, cioè posso definirla con la parola schizofrenica, nel senso due anime completamente diverse. E credo che vadano d'accordo in realtà perché la parte buona perdona più o meno tutto alla parte un po' meno di merda. Un po' di merda, ma. Quindi questo è quello che volevo dire. Ho risposto alla tua domanda sulla mentalità, ne ho ancora 500, e ne risponderò appena mi viene in mente qualcosa. Ho parecchi video in mente, quindi portiamo pazienza. Pian pianino li facciamo tutti, vediamo un po' di farlo. Ok, grazie a tutti per avermi ascoltato. Un bacio, spero di non morire. Sono davanti al ventilatore che. Collasso veramente e niente, speriamo di andare avanti, di trovare lavoro. Io ho un sacco di progetti. Tra l'altro oggi esce il mio libro in turco, quindi speriamo che la Turchia, mamma li turchi, speriamo che la Turchia mi porti fortuna. Niente, ci vediamo e vi lascio il link del libro in descrizione. Un bacio a tutti, ciao ciao.